Spiagge accessibili, alberghi inclusivi e negozianti ciceroni. I più virtuosi tra loro potranno presto far sventolare la meritata bandiera dell'accoglienza. A consegnare il vessillo sarà Federalberghi, ideatrice dell'iniziativa che vanta il sostegno della BCC Metauro e la collaborazione di diverse associazioni. Tutto è cominciato da un accordo con le attività ricettive commerciali di Fano e Marotta di Mondolfo, che le ha impegnate di fatto a lavorare per una maggiore inclusività. È già dall'anno scorso che ci stiamo lavorando, noi di Confcommercio, alberghi consorziati e tutte le strutture ricettive, anche i bagnini, per dare un'accoglienza a 360 gradi a tutti i nostri turisti, ma non solo. Come vedete, noi abbiamo portato tutte le strutture che sia per i disabili e naturalmente abbiamo puntato anche sul discorso delle spiagge per animali. Le parole però non bastano. Accogliere significa infatti realizzare idee precise e adottare soluzioni quanto più concrete. L'inclusione non è essere un mondo a parte, ma essere parte del mondo. Quindi già dagli anni scorsi anche noi ci siamo attivati perché queste spiagge potessero essere accessibili. Infatti con un bando regionale sono state acquistate da parte delle varie concessioni i lettini, nonché delle sedie job. Abbiamo realizzato una passerella perché si potesse entrare in acqua anche nella spiaggia libera e quest'anno arriviamo con una bici per tutti. Questa è una bici, non è riservata al disabile, chiaramente ha una condizione per favorire la famiglia che ha un figlio che ha una condizione di disabilità, in quanto è una bicicletta con pedalata assistita a guida posteriore, quindi la gestione della bici è da parte della famiglia o del genitore. È una bici che può andare in tutti i luoghi e ci sono i vari accessori, quindi ruote per andare in montagna, per andare in collina o comunque sia, diciamo, favorisce ogni tipo di passeggiata. Siccome la bellezza del territorio non è limitata, deve essere illimitata e conseguentemente noi ci adoperiamo perché possa essere vissuto. Per noi è molto importante perché in fin dei conti abbiamo constatato e visto che questa cosa serve per crescere. Però diciamo che noi ci teniamo alla grande che siano tutti uguali e la bellezza di queste persone e la bontà, la generosità di queste persone che esprimono amore, basta che si guardano. La trovata di Federalberghi non riguarda soltanto la zona mare. Anche il centro storico è infatti chiamato a impegnarsi per una sempre crescente accessibilità. Io credo che a livello commerciale sia molto importante, anche per un discorso di centro storico in questo caso, sia fondamentale creare anche in quel caso delle condizioni nel futuro, essendo appunto lungimiranti, nel futuro per poter far accedere alle persone anche con disabilità nel centro storico, per creare quelle condizioni di sicurezza e di diciamo voglia di fare anche una passeggiata in centro storico e accedere alle attività commerciali. Noi commercianti, come tutte le strutture sicuramente turistiche, siamo pronti ad accogliere a livello sia turistico che commerciale cittadini e turisti in genere. Per i promotori dell'iniziativa però accogliere non significa soltanto abbattere le barriere, ma anche essere in grado di consigliare e di guidare il turista alla scoperta del territorio. Stiamo lavorando proprio per istruire e portare a conoscenza a tutti i commercianti tutte le nostre iniziative e non solo, perché dovrebbe diventare un punto di riferimento anche per i turisti e ogni negozio.